Siamo oggi collegati da tutta Italia via Zoom per così, il comune desiderio di provare a capire insieme come ripartire dopo o con la pandemia. Infatti è questo il titolo del nostro incontro di oggi. Io sono Clementina Cicotti e sono di Rocca Bascerana in provincia di Avellino e questo evento è questo momento di riflessione voluto insieme oggi. È promosso da EduNet, Rete Alleanza Educativa, Rete Insegnanti Italia del Movimento dei Focolari, e vuole provare a rispondere al disagio causato da questo tempo sospeso per la pandemia in atto. Così, mettendoci in ascolto soprattutto dei nostri giovani e specialmente di quelli che frequentano gli ultimi anni delle scuole superiori, è sorta spontanea l'esigenza di rivolgerci al nostro esperto di oggi, al quale diamo il benvenuto e ringraziamo per aver accolto il nostro invito, il professor Domenico Bellantoni. Il professor Domenico Bellantoni è psicologo e psicoterapeuta, docente invitato di psicologia della religione presso l'Università Salesiana di Roma. E presidente dell'Associazione di Logoterapia e Analisi Esistenziale Frankliana. È autore di numerosi articoli e volumi rivolti alla formazione e alla psicoterapia. Recentemente ha pubblicato per la Franco Angeli Religione, Spiritualità e Senso della Vita, la dimensione trascendente come fattore di promozione dell'umano. Decisione e crescita personale. Come Viktor Frankl ci aiuta a costruire la nostra vita mattone dopo mattone. E relazione educativa e professionalità docente, linee guida per l'autoformazione e l'empowerment. Quest'ultimo con Maria Grazia Lombardi. Infine, lo scorso anno ha pubblicato per Città Nuova Aiutami a essere felice. Benessere, ricerca di senso a scuola. Ora, prima di passare la parola al nostro esperto, voglio ricordare che durante l'ascolto del suo intervento è possibile inviare nella chat di Zoom le domande che ci sorgeranno spontanee durante appunto questo ascolto e magari possiamo specificare il nostro nome e da dove proveniamo. Quindi, nuovamente ringraziando il professor Bellantoni, auguro a tutti buon ascolto. Grazie. Ecco, ringrazio Clementina Cicotti per questa introduzione, ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato a tenere questo dialogo con voi e ringrazio tutti voi che di sabato pomeriggio, magari in molte parti d'Italia con una bella giornata, avete deciso di passare insieme questo tempo. Provo a condividere le slide che spero possano aiutare a seguire quello che avrò da dire. E già il titolo ho aggiunto, vedete, ripartire dopo la pandemia, ho aggiunto quel o con la pandemia. Ecco, una prima riflessione è che probabilmente non si tratta di ripartire aspettando che la pandemia svanisca completamente e magicamente. Anche le informazioni che ascoltiamo dagli esperti vanno forse più nella direzione di un imparare a ripartire, provare a ripartire sempre con prudenza, ecco, ma convivendo con la pandemia, un po' come stiamo facendo per esempio in questo periodo. Alcune delle cose che dico le troverete su due libri che sono stati già citati nella presentazione all'inizio, il primo rivolto soprattutto agli insegnanti, relazioni educative e professionalità docente. Il secondo, Aiutami ad essere felice, rivolto sempre agli educatori, ma questa volta va benissimo anche per i genitori, e l'ottica è sempre quella della formazione formatori. In tal senso volevo ringraziare gli organizzatori perché quando abbiamo pensato a fare questo incontro ci si era domandati a quale target rivolgersi. Si pensava giovani, adulti o giovani o adulti. Devo dire che io tendo a privilegiare, laddove mi si dà la possibilità,
l'ottica della formazione formatori. Questo perché? Immaginate che un insegnante, per esempio, mi chieda di fare un intervento come esperto con la sua classe. Ecco, io incontrerei, per esempio, 20-30 studenti di quella classe. L'anno successivo quegli studenti andrebbero avanti e ci sarebbe un'altra classe con studenti che non hanno usufruito di quell'intervento. Se invece ne facciamo formazione agli educatori, ai formatori, insegnanti, genitori, e noi vedremo che, per esempio, l'insegnante che incontra i suoi ragazzi ogni anno potrà portare delle sensibilità acquisite ogni anno al gruppo classe che incontra. Quindi è certamente questa una, anche dal punto di vista economico, rispetto al tempo, alle risorse, è anche un tipo di intervento più efficace, no? Classico intervento con ricaduta a pioggia, come si dice. L'intervento si divide in alcuni consigli preceduti da alcune considerazioni iniziali. È quello che vi dicevo, per esempio, puntare sulla formazione formatori piuttosto che su incontri verso i ragazzi. Quindi dare abilità, sensibilità, competenze a tutte le figure impegnate nell'educazione e nella formazione delle nuove generazioni. Questo, come dicevo, perché se l'esperto incontra un gruppo classe, formando invece l'educatore incontrerà ripetutamente più gruppi classe e quindi avremo possibilità di incidere sul tessuto in maniera più non solo efficace ma anche efficiente soprattutto. Una seconda premessa, mi stavo intrattenendo prima con gli organizzatori, soprattutto chiacchierando amabilmente, questa è una competenza trasversale. Ecco, Epitteto, un filosofo del primo secolo d.C., lasciava questa affermazione: noi non reagiamo agli eventi in sé, ma alla interpretazione che ne diamo. Quindi anche l'evento pandemia viene affrontato diversamente dalle persone, perché le persone si dicono nella loro testa qualcosa di diverso rispetto alla pandemia, no? Questa vignetta, no? Stessa situazione, diverso atteggiamento. Dice: le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno. E questo perché accade? Perché la stessa situazione manda un'informazione che viene percepita da ognuno di noi attraverso un filtro. E io dico sempre che la nostra esperienza è sacra, ma non è generalizzabile. Per esempio, un genitore, un educatore particolarmente ansioso davanti a una situazione di rischio tenderà a suggerire, a suggestionare, a condizionare verso lo stesso filtro ansiogeno anche i suoi allievi, i suoi figli. Ecco perché è importante la formazione formatori. Io potrei anche fare un incontro incoraggiante nei confronti dei ragazzi di un gruppo classe, ma se i ragazzi tornando in classe dovessero incontrare insegnanti ansiosi, si troverebbero poi ad essere ricondizionati nell'aver una paura bloccante rispetto all'evento, perché è chiaro che qui nessuno vuole negare il rischio e la pericolosità di una situazione come quella pandemica, però è sotto gli occhi di tutti che, pur chiaramente prendendo le distanze dai trasgressori delle ordinanze, vediamo che anche all'interno delle possibilità permesse dalle linee guida del Comitato Tecnico Scientifico e del Governo, le persone hanno comportamenti assai diversi. Questo richiama quella competenza fondamentale che oggi è chiamata la resilienza. C'è anche un altro costrutto che si chiama crescita post-traumatica, per cui ognuno di noi può sviluppare di fronte ad un evento drammatico un adattamento. Questa è una prima fase, ma poi addirittura una reazione, per cui addirittura crescere, no, nel fronteggiamento di un evento drammatico. Ecco, alcune suggestioni, alcuni consigli, rivolti chiaramente agli educatori, no? E quindi prego poi anche voi di far girare un po' le sensibilità che cercherò di passare, che chiaramente vi convinceranno. Quelle che non riterete rispondenti a realtà, chiaramente non fatevi portavoce di cose nelle quali non credete. Esiste il rischio fisico, certo,
Se io volessi azzerare il rischio fisico, probabilmente dovrei chiudermi in casa e sigillare con nastro isolante le fessure di porte e finestre. Sapete come in passato è stata criticata, per esempio, un'educazione fatta sul tipo della campana di vetro. Esiste il rischio fisico, ma non bisogna dimenticare che esiste anche il rischio psichico. Ecco, leggevo proprio questa mattina, che c'è stato un aumento di tentativi di suicidi in giovani del 30% rispetto alla media pre-pandemia. Non è solamente la pandemia il motivo di queste condotte, diciamo, autolesive, però è chiaro che dipende molto anche da come si interpreta l'evento pandemia. Quindi ci sono delle conseguenze dovute allo stress da Covid-19 e chiaramente questo stress è tanto maggiore quanto più il contesto nel quale vive ognuno di noi porta a interpretare il Covid come qualcosa di estremamente minaccioso, lesivo e inaffrontabile. È chiaro che se mi ha chiamato una volta una giovane mamma dicendo che il figlio era spesso triste e scoppiava a piangere. Ascoltando questa mamma, facendole alcune domande, mi sono reso conto che lei era terrorizzata. Allora, se un bambino ha bisogno di fronteggiare la realtà, è chiaro, un bambino di 5-6 anni, è chiaro che lui guarda al volto del genitore nell'affrontare quella realtà. Se vede il genitore terrorizzato, lui capisce che chi dovrebbe aiutare lui è completamente inadeguato. E quindi il bambino si sentirà esposto a un rischio incontrollabile. Ho suggerito a questa signora, lei cerchi di mostrarsi sorridente, serena, tranquilla con suo figlio, poi magari va a piangere sulla spalla di suo marito o alla Fantozzi dietro l'albero fa l'urlo di angoscia, ecco, ma non lo faccia davanti a suo figlio. E lei confessava che a volte continuava, esplodeva proprio in un non ce la faccio più, non ce la faccio più. Ecco, pensiamo a un bambino di 5-6 anni che avverte la persona che dovrebbe prendersi cura di lui, che dice: non ce la faccio più, non ce la faccio più. Da questo punto di vista, come dovremmo aiutare soprattutto i giovani, ma anche noi stessi, ad affrontare le situazioni di rischio? È chiaro che se noi eccediamo troppo in un atteggiamento di sicurezza, accentueremo i pericoli e minimizzeremo le attrattive. Cioè diremo: è pericolosissimo uscire, ma poi in fondo cosa esco a fare? E invece dovremmo cercare, per facilitare una crescita nell'atteggiamento di fronteggiamento, dovremmo accentuare le attrattive. Dice: guarda che è importante che tu sfrutti tutte le occasioni per incontrare i tuoi compagni di classe, no? Quelle permesse, quelle possibili, minimizzando il pericolo. Se sei prudente, vedrai che come agli altri non ti succede nulla e se anche dovesse succederti qualcosa, ci sono delle possibilità di cura, no? Se invece noi accentuiamo il pericolo e minimizziamo l'attrattiva, questo anche in cose più stupide, no? Ma se ti pensi di annoiarti alla festa, in fondo una festa, ma cosa aggiunge alla tua vita? Non ci andare, ma devi proprio uscire stasera, è pericoloso, sei stanco, no? Noi possiamo giocare su questi due fattori, no? Che fanno parte di quello che viene chiamato il diagramma di Maslow, quello famoso della piramide dei bisogni, dove giocando su questi due fattori possiamo bloccare o incoraggiare i soggetti verso le situazioni che hanno comunque un tot di rischio. Ecco, la virtù sta nel mezzo, come ci insegnavano i classici, no? Eccola. Un equilibrio senza eccessi, no? Ecco, gli eccessi, sia l'imprudenza, sia il blocco, rappresentano gli estremi di una situazione che invece andrebbe affrontata con equilibrio. Per esempio, evitare la full immersion di notiziari. Guardate che da un anno e mezzo le notizie dei notiziari sono sempre le stesse. Se guardate un telegiornale a ora di cena, perché magari non se ne può fare a meno, non è che bisogna stare dalla mattina alla sera davanti a notizie nefaste, esponendo soprattutto i bambini a notizie nefaste. Perché questo chiaramente scava. Se noi per un anno e mezzo ascoltiamo tutta la giornata a tambur battente notizie di questo tipo, corriamo il rischio di perdere i più fragili, morti e feriti sulla strada. Quindi la protezione sta anche con una gestione intelligente dei media. Attenersi ai dati e alle informazioni ufficiali.
rispettare le norme anti-Covid, focalizzarsi su ciò che è veramente urgente, no? Individuando anche attività rigeneranti. Ecco, su questi ultimi due punti, ripeto, seguire assolutamente le normative, ma non rinunciare a fare tutto ciò che è permesso dalle normative. Ci sono persone che sono bravissime, no? Quando c'è una restrizione, ecco, vedi che lo dice anche il governo? Quando c'è un'apertura, ma secondo me il governo sta esagerando. Ma noi non siamo tuttologi. Vedete, la fede non è solo nei confronti di Dio. Noi facciamo continuamente atti di fede in qualcuno che sa più di noi. Ecco, che cominciamo a fare dietrologia, pensando a logiche, per esempio, di carattere economico, ma quelle possono stare dietro qualsiasi posizione. Sia davanti alla posizione restrittiva che davanti alla posizione più di apertura. Sostenere i bambini soprattutto e prepararli al post e all'oltre pandemia. Ecco, dobbiamo fare, perché sfruttare tutte le occasioni di apertura? Perché dobbiamo pensare che se io insisto sulla sicurezza fisica e tengo troppo mio figlio in casa rispetto ai suoi coetanei, dopo un anno e mezzo i coetanei avranno accumulato abilità sociali che il nostro figlio non avrà sviluppato, presentando addirittura situazioni regressive. Spesso i genitori mi hanno parlato di regressioni, ma certo, perché i bambini, per esempio, hanno bisogno del contatto con i coetanei, del contatto reale. Per cui anche lì, se io enfatizzo la salute fisica, e poi dovrò accettare, ripeto, è chiaro che non è facile prendere posizione, però non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Se io enfatizzo la protezione fisica, non dimentichiamo che è passato già quasi un anno e mezzo. Chi ha sfruttato tutte le occasioni di apertura, avrà sviluppato più facilmente delle abilità sociali che altri bambini non avranno potuto sviluppare. Rispetto delle regole e esplicitazione dei valori. Ecco, accompagnare per esempio le normative spiegando ai bambini, ai giovani, anche ai figli più grandi, cogliere le occasioni per spiegare quali sono i valori veicolati dalle norme. Guardate, quando c'è una norma, la norma è sana se serve a veicolare un valore. Quindi cose che certamente molti di voi avranno fatto. Qui non è semplicemente il fatto di proteggere me stesso, ma si tratta anche di prendersi cura degli altri. Ecco perché si rispettano le normative, no? Oggi siamo in una società, no, a rischio di liquidità, come dice Bauman. Che significa? È che ognuno vuole essere legislatore di se stesso. Cioè non si accettano norme comuni, ma si ritiene, prima parlavo libertà insieme a responsabilità. La libertà non è solo fare ciò che si vuole. E fare ciò che si vuole nel rispetto di valori condivisi. Cioè la libertà necessita della responsabilità. Ecco, alcuni casi, per esempio, alcuni fenomeni di aggregazioni selvagge, sono dovute proprio a questo rischio di liquidità. Oggi ognuno ritiene di avere il diritto di fare quello che gli va, che gli va. E devo dire alcune cose divertenti, no? Nel senso che la gente postava sui social dei filmati, dice: ma guarda qui, c'è un'aggregazione pazzesca, sono tutti per strada. E io pensavo: ma anche tu che stai filmando, stai sul lungomare di Napoli per filmare quella situazione. Perché qual è il nostro ragionamento? È che dovrebbero stare tutti a casa per permettere a me di circolare da solo sul lungomare di Napoli o di Salerno piuttosto che di Pozzuoli. No, questo dice proprio la base di questo individualismo della società di oggi. Cioè tutti a casa perché io possa uscire senza nessun problema. Invece, come il discorso è: sii tu la goccia nell'oceano, cioè resta a casa tu. E se stai a casa, tu il filmato non lo puoi fare col tuo cellulare, no? Da piano strada all'aggregazione che c'è attorno a te. Educare, ecco, prima indicherò un libro, l'ultimo libro che ho scritto, che è il primo libro che scrivo veramente perché stia in mano ai non addetti ai lavori, no?
libro che ho scritto veramente per tutti. I miei pazienti soprattutto mi dicevano: dottore, ma un libro che potrei leggere tra una seduta e l'altra, fine terapia, no? Alla fine mi sono deciso a scrivere questo libro, che devo dire sta avendo un buon seguito. E lì Viktor Frankl ci aiuta a costruire la nostra vita mattone dopo mattone. Ecco, dobbiamo metterci in testa una cosa però, anche quando ci saranno le domande. La vita è una cosa seria, per cui i comportamenti positivi si costruiscono nel tempo. Perché se fosse possibile risolvere i problemi con interventi immediati risolutivi, allora potremmo dire alle persone: educate i vostri figli, i vostri allievi come volete, poi ce li mandate a noi in un kibbutz stile israeliano e noi con una settimana, 15 giorni di intervento intensivo, li facciamo uscire tutti sani. No, la vita è una cosa seria. E quindi è chiaro che le persone che hanno mostrato problemi, se io per esempio ho educato mio figlio, ho permesso a mio figlio di crescere con una struttura e con dei un atteggiamento ansioso nei confronti del rischio, è chiaro che capita la pandemia, il ragazzo va in tilt. E non ci sono interventi risolutivi che in tempi brevi cancellano 10, 15, 18, 20 anni di educazione. Per cui quella persona probabilmente presenterà delle sintomatologie. E la crescita deve essere... Quindi l'idea di far uscire dalla comfort zone noi stessi e le persone a cui ci rivolgiamo dal punto di vista educativo deve essere un'attenzione sempre presente nei tempi bui come nei tempi buoni. Ecco, la formichina pensa all'inverno tutti i giorni accumulando cibo per l'inverno. Se noi facciamo la cicala durante la stagione bella, quando viene l'inverno non c'è la possibilità in tempi brevi di riempire il magazzino per affrontare l'inverno. Quindi il comportamento della cicala e della formica vanno sempre tenuti presenti, anche se la formica passa sempre per quella un po' egoista, ma voi sapete che nelle favole sapienziali bisogna cogliere il messaggio, non giudicare il tutto, no? E dice, ma non è stata solidale, ma non è quello che vuole dire quella favola, vuole dire che ci si prepara agli eventi lavorando lungo tutta la vita. Seguendo la discrepanza ottimale, che significa? Che io devo conoscere me stesso, devo conoscere mio figlio, devo conoscere l'educando, e devo alzare l'asticella un centimetro alla volta. No, affrontando le situazioni temute progressivamente. Ecco, vedevo anche questo disegno che mi è piaciuto. I gradini devono essere messi, cioè quindi il compito per la persona in crescita, ma anche per noi stessi, devono essere messi ad una distanza che la persona percepisce di poter superare. Ma se io percepisco l'obiettivo come troppo lontano, il ragazzino sulla destra con la scala più chiara, non riuscirà neppure a partire nel cambiamento. Quindi c'è bisogno di un lavoro certosino, no? Fatto di piccolissimi passi. E quando mi accorgo che davanti a una richiesta la persona si blocca, si demotiva, non si concede al cambiamento, vuol dire che devo abbassare ulteriormente. Non ha importanza di quanto devo abbassare. L'importante è che io proponga qualche cosa che anche minimamente no, è qualcosa in più rispetto a dove la persona si trova. Molti educatori vivono, anche insegnanti, vivono come frustrante a volte abbassare troppo l'obiettivo. Non ha importanza. L'importante è che io dia a quel ragazzo la possibilità di alzare di un centimetro la sua capacità di risposta. Favorire una socializzazione prudente, no? Quello che ho un po' anticipato già prima. Cogliere tutte le occasioni di socializzazione, soprattutto per ragazzi, per i bambini, è fondamentale. Noi adulti abbiamo più resistenza, eppure stiamo soffrendo, ma per i ragazzi non cogliere, non sfruttare, insistendo troppo sulla salute fisica,
non permettere loro di sfruttare le occasioni di socializzazione veramente deleterio. E qui riprendo una frase che io ho ascoltato da un allenatore di calcio spagnolo che ha allenato il Napoli. Lui diceva sin prisa, sin pausa in spagnolo, senza fretta, ma senza pause. Non permettere nulla di ciò che non si deve fare, ma permettere tutto ciò che si può fare. Se devo dire dal mio osservatorio, una cosa che sto vedendo sempre più diffusa negli ultimi anni, genitori che chiamano per fissare gli appuntamenti con me per figli anche che vanno dai 25 ai 40 anni. Allora, non fare nulla che una persona sia in grado di fare da sé. Senza fretta. È chiaro che se io voglio uscire in fretta di casa, le scarpe a mio figlio gliele allaccio io. Forse viviamo uno stile di vita forse troppo frenetico. Cosa importante? Ascoltare e comprendere permettendo l'espressione emotiva. Ecco, evitare i blocchi emotivi, fenomeno della relazione inversa. Quella giovane madre con il figlio di 5-6 anni. Se il bambino piange, si arrabbia, butta fuori l'angoscia per questa situazione. E il genitore, perché a sua volta angosciato da questa manifestazione emotiva del figlio, in qualche maniera lo blocca o lo rassicura troppo precocemente, non permettendogli di svuotare, no? Il serbatoio emotivo, il bambino imparerà a prendersi cura dell'angoscia del genitore. E si crea una relazione inversa. Cioè il bambino riceve un semaforo rosso alla manifestazione delle sue emozioni più angoscianti, anche di rabbia. Un bambino può non capire perché gli viene chiesto di non poter uscire, di non poter vedere un amichetto, quando le situazioni lo richiedono, no? E si ascolta la sua rabbia o si lascia sfogare, no? Si ascolta la sua angoscia, la sua tristezza, il suo pianto. E l'adulto deve imparare a fare quello che in termini tecnici noi diciamo fare il contenitore, no? Ma se il genitore si angoscia per l'angoscia del figlio, il figlio riceve questo messaggio e tenderà a non parlare più col genitore o con l'educatore di quelle che sono le sue angosce. L'arte dell'incoraggiamento, ecco, successivo all'ascolto, al comprendere, quindi io faccio parlare il ragazzo, no? Fino a che non ha esaurito la sua comunicazione verso di me, questo mi permette anche di rendermi conto di cosa sta vivendo il ragazzo, e a quel punto passo a cercare, nel limite del possibile, di rassicurare, sostenere, mostrando serenità. Ecco, ricordate che soprattutto i più piccoli cercano di capire dalla nostra serenità se loro sono al sicuro. Ovviare al rischio da ripiegamento orientando al fronteggiamento. Fate attenzione, no? Guardate, no? Ai giovani e cercate di vedere se qualcuno non sta utilizzando come tattica di difesa, come strategia di difesa, il ripiegamento. Cioè, se non si sta chiudendo, se non si sta isolando perché è terrorizzato. Allora, per esempio, se un ragazzo già mostra di essere preoccupato per la situazione, andrà sostenuto in lui più il fronteggiamento della situazione rassicurandolo. Certo, se è un incosciente, allora sì, potrà con lui invece fargli notare, no, i rischi e i valori di certi comportamenti prosociali. Però se voi insistete con lo spaventare persone già spaventate, questo anche tra adulti, le persone si isoleranno in casa. Io ho dei pazienti che da un anno e mezzo non sono mai più venuti da me in presenza. Nonostante io cerchi di far notare loro quello che vi sto dicendo. Mi chiedono ma, di fare terapia a distanza, però veramente, cioè, da parte di alcuni,
Qualcuno ha fatto anche difficoltà perché c'erano anche viaggi da affrontare, ma pazienti anche, diciamo, non lontani dal mio studio, che potevano tranquillamente venire anche in auto, che venivano in auto, assolutamente si sono rassicurati, isolandosi, chiudendosi in casa. Quindi avere uno sguardo orientato al dopo, oltre l'effetto limbo. Quindi sostenere le competenze sociali è un chiaro progetto di vita, cioè non lasciare che le persone, è come se staccassero, no, la spina, aspettando che finisca la pandemia. Ecco perché dicevo ripartire con la pandemia, non ripartire dopo la pandemia, perché altrimenti alcune persone staccano la spina. E aspettano appunto che finisca tutto per riprendere a vivere e a fare le cose. Altro discorso importante, è chiaro che, come stiamo usufruendo anche in questo momento, c'è stato di molto aiuto in questa situazione di lockdown il virtuale. Ecco, però fare attenzione perché il virtuale non sostituisce il reale. Ecco perché sfruttare tutte le occasioni di normalizzazione offerte dalle normative, dalle ordinanze, perché altrimenti il messaggio che noi mandiamo è che il virtuale possa sostituire il reale. E poi ci sono persone che hanno equivocato, qui non parlo tanto di ragazzi, ma persone di una certa età, che hanno equivocato, per esempio, per chi di noi ha una pratica ecclesiale, che la messa in televisione equivalesse alla messa celebrata in presenza. Assolutamente no. È nella impossibilità di andare in presenza che almeno seguo la messa, ma seguire la messa significa stare in un atteggiamento spirituale di comunione, ascoltare la parola, ma è chiaro che è la presenza. Il sacramento prevede la presenza. Non è che io vivo il sacramento dalla televisione. Poi mi insistendo troppo su questo da parte di alcune persone praticamente spaventate, le persone hanno equivocato. Allora il virtuale dà supporto, ma non sostituisce il reale. Fino a casi estremi, se c'erano per esempio soprattutto ragazzi che già avevano una spinta a chiudersi nel virtuale, si sono avuti poi fenomeni seri, no? Una vita sociale vissuta solo nel virtuale ha aperto a maggiori fenomeni di cyberbullismo, e qui per esempio un dato interessante rispetto alla violenza di genere, no? Mentre il bullismo, diciamo, tradizionale è esercitato maggiormente dai maschi, il cyberbullismo è esercitato in percentuale prevalentemente dalle donne. Perché? Perché non c'è più l'intermediazione della forza fisica. Questi sono dati statistici, no? Quindi le persone esposte alla comunità virtuale, ancora meno controllati sotto lo sguardo degli educatori, c'è stato un aumento, per esempio, di fenomeni di cyberbullismo, come anche il fenomeno che sta crescendo dell'hikikomori, cioè i ragazzi che tendono a chiudersi in casa e non avvertire più nessun bisogno di uscirne, cioè sostituendo il reale con il virtuale. Vabbè, i giochi di ruolo sono bellissimi, no? Però a volte il ragazzo confonde la vita del gioco di ruolo con la vita reale e vuole rimanere nel personaggio del gioco di ruolo. Ci sono persone che si salutano nel gioco di ruolo tra personaggi del gioco di ruolo, poi se incontro la persona fisica che sta dietro la maschera del gioco di ruolo per strada, non lo saluto, perché è come se io non conoscessi la persona fisica, ma conosco il suo ruolo nel gioco di ruolo. Altri consigli sto andando verso la chiusura del mio intervento. Anche perché così lascio spazio poi alle vostre domande. Aiutarsi per aiutare. Ecco perché io insisto sulla formazione formatori. Noi non possiamo dare quello che non abbiamo. Quindi il primo obiettivo deve
deve essere quello di avvertire una crescita in me di fronteggiamento. Questo non è che eliminerà le difficoltà del rapporto educativo o formativo con i più giovani, ma non può prescindere da una formazione personale. Creare delle nuove routine. Ecco, mantenendo attenzione a quelle cose che abbiamo detto, di non esagerare nella chiusura, fare in modo che sia noi che i ragazzi possano far riferimento a delle nuove abitudini di vita, puntando chiaramente sul massimo che si può fare nel rispetto delle ordinanze, perché noi abbiamo bisogno comunque di modelli di riferimento, anche dal punto di vista comportamentale, abbiamo bisogno di routine, altrimenti il rischio è che ci lasciamo andare. Privilegiare i contatti e la corporeità tutte le volte che è possibile. Non è vero che il virtuale può sostituire, il virtuale ha dei vantaggi che potranno essere mantenuti anche dopo, no? Ci sono degli incontri, per esempio, che non presuppongono la forza della relazione educativa, che sono incontri soprattutto informativi, formativi, incontri organizzativi di lavoro, che possono essere, potranno essere fatti a distanza anche quando saremo completamente fuori dalla pandemia. Ecco, ma questo non sostituisce i contatti reali e la corporeità. Abbiamo detto prima, favorire l'espressione emotiva. Non spaventiamoci se i più giovani manifestano anche le emozioni li consideriamo a volte negative. Ecco, non esistono emozioni negative ed emozioni positive. Esistono emozioni adeguate o non adeguate. Se un ragazzo sta percependo un'ingiustizia, è giusto che sia arrabbiato. Se un ragazzo sta percependo un pericolo, è giusto, è normale che si senta spaventato. Se non vede soluzione ad una situazione, è normale che manifesti angoscia. Noi abbiamo bisogno di far parlare l'altro diffusamente su quello che vive. Non tranquillizziamo, non rassicuriamo, non facciamo chiudere la porta dell'espressione emotiva prima che l'altro abbia esaurito l'espressione della sua situazione emotiva. Non spaventiamoci, perché se noi ci spaventiamo di questo, il più giovane, il ragazzo, si terrorizzerà per questo. Poi è molto importante, cosa che devo dire qualche volta è venuta meno, qualche volta invece è stata esaltata in questo tempo di didattica a distanza, favorire la cooperazione scuola-famiglia. Vabbè, su questo, ecco, gli organizzatori fanno capo al movimento dei focolari, no? Ecco, sono stati tra i primi a introdurre il concetto di patto educativo. Ma in generale l'educazione non è mai azione di uno solo, è sempre azione di una comunità educativa. C'è un proverbio che dice che per educare un bambino ci vuole un villaggio. Allora, se non c'è comunità educativa, non c'è educazione. Se non c'è accordo tra un collegio, tra un consiglio di classe, non c'è educazione. Se non c'è coordinamento tra scuola e famiglia, non c'è educazione. Nessuno educa da solo. Avete lo slogan, no? Nessuno si salva da solo. Nessuno viene educato da solo. Ecco perché aiutarsi per aiutare. Se non siamo capaci di creare comunità educative, creare sinergie educanti, non dobbiamo meravigliarci che la nostra azione educativa ci sembri meno efficace, che dipende dal manico, come si dice. Certo, ognuno di noi farà poi quello che è possibile, no? Anche in una situazione di non armonia, disarmonica, io cercherò di fare comunque del mio meglio, però un obiettivo almeno parallelo all'educare sarà quello di cercare sempre una armonizzazione del sistema educativo.
Questo era il libro di cui vi parlavo, ecco, crescita, decisione e crescita personale. Che cosa propongo in questo ultimo volume? E guardate che ognuno di noi può provare ad autoeducarsi, ed è qualcosa che io mi aspetto di più da un adulto che da un giovane, attraverso infinite decisioni. Cioè, ogni volta che noi decidiamo in un senso piuttosto che un altro, noi mettiamo un mattone in una direzione piuttosto che un'altra. È quello che noi siamo a livello di personalità. Per esempio, il nostro modo di affrontare la pandemia lo abbiamo costruito con infinite decisioni che hanno costellato tutta la nostra vita. E cambiare il nostro atteggiamento verso la pandemia significherà togliere mattoncini, decostruire, come si direbbe oggi, e ricollocare mattoncini in una direzione opposta. Ed è un lavoro che richiede pazienza. Non esistono, ecco, diffidate di quando qualcuno vi propone dei percorsi che sembrano brevissimi e risolutivi. No, c'è bisogno di costanza, di pazienza, di consapevolezza, di fatica. Ecco, un'altra cosa che pregherei gli educatori di non dire, soprattutto quando sono in presenza dei più giovani. Quando faccio formazione, spesso si alza la mano dell'insegnante, del genitore, dell'educatore di turno e dice: dottore, ha ragione, ma è difficile. E dove sta scritto che la cosa giusta sia quella facile? Pensate se i ragazzi ci avessero davvero sentito spesso, no, pronunciare: ma è difficile. Avremmo inconsapevolmente mandato ai ragazzi che le decisioni devono seguire la via più facile, che forse è quello che sta succedendo. Quindi, una volta, chi ha fatto formazione con me lo sa, una volta lavorai in una 3 giorni intensiva con un gruppo di coppie genitoriali, e tra l'altro eravamo a Benevento, un posto che Favolarini conoscono bene, no? Alla quasi della pace. Insomma. E siccome c'era molto questo, è difficile, 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 come resistenza al cambiamento. E io dissi: guardate, lasciamoci con uno slogan. È difficile? Azz, allora è la cosa giusta. Cioè, nel senso che la difficoltà è proprio ciò che ci indica la strada della crescita. Se le cose sono troppo facili, troppo in discesa, dovremmo, non è sempre così, ma dovremmo porci qualche dubbio. Ecco, per esempio, oggi sento, no, questo, modelli educativi, formativi estremamente facilizzanti. Guardate. Io ho anche una formazione tecnico-scientifica. L'energia non si crea, non si distrugge. Per far crescere qualcosa bisogna immettere energia. Non è possibile far crescere qualcosa sottraendo energia. Io dico ai miei studenti, dico, io lo so che copiare all'esame è più facile e che studiare per l'esame è più difficile, ma chiedetevi cosa vi fa crescere delle due cose. Allora, su questo libro, per chi fosse interessato, ecco, mi permetto solo di segnalarvelo perché è un'opportunità assolutamente gratuita, se mi mandate una mail a bellantonidlive.it, no, io poi lascerò anche le slide a disposizione dell'organizzazione in PDF per chi fosse interessato a rivedersi un po' i temi, ecco, manderò il link per la partecipazione via Zoom alla presentazione di questo libro. Una presentazione molto semplice, fatta in collaborazione con un'amica che gestisce una cartolibreria, ecco, dove storicamente sono sempre andato a presentare in presenza i miei libri. Abbiamo deciso che anche se non possiamo farlo in presenza, lo facciamo in virtuale, nella speranza di poter presto fare in presenza nuovamente anche le presentazioni dei libri. Penso di aver più o meno esaurito il mio tempo. Lascio spazio alle vostre domande, ad alcune che sono già
arrivate, alle quali nelle mie riflessioni ho cercato già di rispondere a quelle che mi erano fatte pervenire, no? Le difficoltà dei ragazzi erano legate proprio a questo, al timore che non si riuscisse a ripartire e alla richiesta di come ripartire. Ecco, l'indicazione è quello di comprendere dove stanno i ragazzi e ipotizzare, proporre loro un percorso che sia progressivo, gradino dopo gradino, un centimetro alla volta, sin prisa, sin pausa, senza fretta, ma senza mai fermarsi. E vi ringrazio e resto appunto disponibile per eventuali domande. Interrompo la condivisione delle slide. Sì, grazie ancora per il tuo intervento. Abbiamo delle domande che mi appresto a leggere, che sono arrivate in questi minuti. La prima è questa. Spesso mi succede che ponendomi in una posizione di ascolto dell'altro, con il desiderio di poterlo aiutare e sostenere, non ottengo il risultato desiderato, ma il contrario. Finisco per non riuscire a capire il suo problema o addirittura a travisare completamente la situazione. In che modo posso riuscire a mettere in pratica un tipo di ascolto che possa essere davvero di aiuto per l'altro? Allora, innanzitutto non riesco a raggiungere il mio obiettivo. È chiaro che se ascolto, l'ascolto ha fondamentalmente due obiettivi. Il primo obiettivo è comprendere quello che l'altro mi dice. Il secondo obiettivo è, costringendo l'altro a raccontarsi, e significherà anche costringerlo lui a comprendersi meglio. Non so se vi è mai capitato di parlare con un amico, dovergli comunicare un'esperienza e dirgli a un certo punto: aspetta, non trovo le parole, non so come dirti. No? Allora, comunicare a qualcuno un'esperienza che noi magari dentro abbiamo molto chiara può farci scontrare con la difficoltà di comunicarla. Quindi la comunicazione ad un altro di un'esperienza, che noi psicologi chiamiamo simbolizzazione, cioè traduzione di un'esperienza in parole, in simboli, no? Oppure verbalizzare l'esperienza, ci costringe a comprenderla meglio. Quindi chi parla è costretto a comprendere meglio, no? Perché finché l'altro non mi capisce, io sarò costretto a ripetere in altri modi, no? A trovare altre strategie. Chi ascolta dice non comprende, quindi l'obiettivo dovrebbe essere comprendere, perché qualcuno a volte dice: io ascolto, 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 ma poi, per esempio, mio figlio fa sempre le stesse cose. Ma l'obiettivo dell'ascolto non è che lui faccia quello che io desidero. L'obiettivo dell'ascolto è comprendere la sua esperienza. Allora, se lui mi parla e io non comprendo, beh, è strano. Bisognerebbe assistere a questo tipo di comunicazione, no? Oppure ascoltare una registrazione. Perché se lui parla in italiano, in che senso io non riesco a comprendere quello che mi dice? Comprendere non è condividere. Comprendere è dirsi come si fa ad ascoltare. L'altro parla, io mi dico cosa mi sta dicendo. Invece spesso cosa succede? Che mentre l'altro parla, noi ci diciamo cosa gli devo dire. E pensando a quello che gli vogliamo dire, noi ci stacchiamo dalla fonte di comunicazione. Tant'è vero che a qualcuno, no? A volte è capitato a noi di dire a lui o di sentirci dire: ma mi stai ascoltando? Sì. E cosa ho detto, l'ultima cosa che ho detto? Perché l'altro si accorge dai nostri interventi o anche dal nostro non verbale che stiamo in silenzio, ma non stiamo ascoltando. Ascoltare significa essere concentrati sulla fonte comunicativa e mentre l'altro parla dirsi in testa, no? Cosa mi sta dicendo? E provare a riformulare. Perché riformulare? Perché se quando io riformulo quello che io gli rimando non è quello che lui mi ha detto, lui mi correggerà. Non dirà: no, aspetta, non ho detto questo. Quindi è l'altro stesso che può correggere la mia errata comprensione in buona fede, no? L'altro mi comunica un'esperienza, me la racconta, e dico:
Quindi mi stai dicendo che l'altro, ascoltando la mia riformulazione, dice: no, aspetta, non è proprio così. Aggiusta il tiro e mi permette di meglio comprendere la sua esperienza. Ma io devo essere veramente focalizzato sul voler comprendere quello che lui ha da dirmi. Non devo essere interessato a mettergli dentro quello che io gli voglio dire. Non so se la risposta è stata esauriente per chi ha fatto la domanda, non so se c'è il riscontro, magari farò un'altra domanda se la cosa non mi è sembrata adeguata. Va bene, grazie. E passiamo a un'altra domanda, anzi in realtà sono due che sono abbastanza simili, quindi le riferirei insieme. Sì. Una chiede come sia possibile supportare un adolescente che pur riuscendo a cogliere le occasioni di socializzazione, quelle diciamo quindi adesso possibili in questo periodo, prova lo stesso disturbi fisici dovuti all'ansia da pandemia. E questa è la prima. E l'altra invece è come fare per supportare ragazzi che hanno sviluppato al contrario forme un po' di isolamento durante la pandemia, magari sindromi simili a quelle di Kikomori o comunque di dipendenza in un certo senso ossessiva dall'uso dei social oppure della connessione internet. Allora, riguardo, per esempio, la pandemia, più che aver provocato qualcosa, possiamo dire che ha rivelato qualcosa di noi. Cioè, nel senso, si è fatto riferimento ai disturbi d'ansia, no? A una struttura ansiosa. La struttura ansiosa tende a ricorrere a due meccanismi fondamentali. Questo anche per poter lavorare su noi stessi, no? Oltre che sui ragazzi che incontriamo. Il meccanismo dell'evitamento e il meccanismo del controllo. Questi due meccanismi rassicurano la persona, però a fronte, ecco, di questo controllo assoluto sulla realtà e l'evitamento di tutte le situazioni che non posso controllare. Chiari queste due dinamiche? Io ho il controllo assoluto, tipo, devo andare ad una festa. Papà, mamma, ma non conosco tutti quelli che incontrerò alla festa. Adesso non ci vado. Chiaro? Siccome non ho il controllo sulla situazione, metto in atto la strategia di evitamento. Allora, se un ragazzo già nella vita normale pre-pandemia aveva un atteggiamento del genere di fronte alla novità, è chiaro che se capita la pandemia lui andrà necessariamente in tilt. Perché perderà il controllo sulla realtà, tanto vedrà che lo perde anche l'adulto che dovrebbe prendersi cura di lui, e quindi lui va in tilt. Perché non ha più, lui non si è preparato nella vita per vivere con un margine di rischio. Lui ha imparato ad affrontare la vita con un controllo 100-100 sulla realtà. Nel momento in cui questo controllo non è più possibile, lui va in tilt. Quindi il problema non è la pandemia, il problema è quello che a quel ragazzo è stato permesso di costruire a livello di sua struttura di personalità in tutto il tempo da quando è nato fino alla pandemia. Questo è un aspetto. Il discorso dell'evitamento è che se il ragazzo si è abituato a non tollerare, noi abbiamo diverse soglie di tolleranza del rischio. Lo abbiamo visto, no? Attorno a voi avete visto che le persone hanno una diversa tolleranza del rischio. Ma ci sono persone che potendo si metterebbero non due, ma 10 mascherine una sull'altra. Ok? Perché hanno bisogno di alzare il livello di controllo rispetto al rischio, no? È chiaro che se la tolleranza al rischio in me è bassissima, è chiaro che l'unica soluzione di fronteggiamento di una situazione a rischio sarà il ritiro. Chiaro queste dinamiche? Allora, poi dopo, davanti alla pandemia, noi ci spaventiamo, ci preoccupiamo.
ma in realtà noi avremmo dovuto considerare tutti gli indicatori che mio figlio già mostrava. Perché se mio figlio non partecipava alle feste, se c'erano delle persone strane, se tendeva a non andare a casa di amici a studiare, se non invitava amici a casa, no, ma era tutto molto controllato, molto... È chiaro che quando poi si alza l'asticella del rischio, la persona va in tilt. Allora, come si può aiutare un ragazzo ad affrontare questo problema? E bisogna accettare innanzitutto il punto di partenza, di cui non mi ero accorto in una situazione normale, che si è però rivelata, si è palesata con la pandemia. Ok? Cioè, c'è una battuta che dice che quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Allora noi dovremmo fornire ai ragazzi delle competenze, non per navigare sempre con mare calmo, perché che la vita sia sempre mare calmo, ma questa è un'aspettativa irrealistica. Noi quando facciamo uscire, e quando il figlio comincia a essere adolescente, post-adolescente, è una barca che naviga in mare aperto, comincia a uscire la sera, frequenta altre persone, in un contesto oggi molto diversificato. Se noi non abbiamo sfruttato il tempo che mio figlio fino all'adolescenza ha trascorso in casa per costruire in lui una imbarcazione in grado di affrontare la vita, cioè il mare aperto, quando la vita gli chiederà il mare aperto, lui affonda. Allora a quel punto ci meravigliamo che è affondato. Ho capito, ma se tu hai costruito una barca a chiglia piatta per il lago, è chiaro che va bene finché sta nel lago, ma quando va a mare non tiene l'acqua, non tiene il mare. Quindi noi dovremmo sempre avere l'ottica del dopo, non essere tranquilli nel vedere nostro figlio a vista che non affronta le cose. Ecco perché dicevo, non sostituirsi ai figli cercando di risolvergli tutte le difficoltà in età evolutiva. Quando noi parliamo, per esempio, di bambini viziati, no? Chi è il bambino viziato? Ma non è quello, è il bambino a cui noi non permettiamo mai di affrontare una sconfitta. Allora, che cosa succede al bambino che è abituato che la vita va come vuole lui nel momento in cui non andrà più come vuole lui? E non dipenderà più da mamma o da papà con la quale si può arrabbiare, ma dipenderà da una pandemia. Quindi si tratta di educare le persone per la navigazione in alto mare, non per la navigazione lacustre, e magari rimanendo attaccati al pontile. Ok? Per cui oggi le persone, quello che la pandemia ci ha costretto, su cui la pandemia ci ha costretto ad aprire gli occhi, che probabilmente molti di noi innanzitutto, e poi di conseguenza anche molti ragazzi, erano preparati solo a navigare sui laghi. Non ci siamo strutturati per affrontare il mare aperto. Ma se a meno che non abbiamo un filo diretto col Padre Eterno, che navigheremo sempre nei laghi, non nessuno di noi lo può sapere. Impara l'arte e mettila da parte. Perché nel momento cruciale potresti non avere il tempo per imparare l'arte, soprattutto se è un'arte che richiede tempo per essere appresa. Grazie. E la prossima domanda viene dalla Toscana. E chi ci scrive è Cristina. Dice che in Toscana, come anche in altre regioni, i ragazzi hanno vissuto un anno caratterizzato da continui cambiamenti organizzativi, con passaggi dalla didattica a distanza alla presenza e viceversa, e cambi di orario di settimana in settimana. Ecco, da insegnante, questa provvisorietà e continuo cambiare organizzazione ha fatto patire non poco i ragazzi, insegnanti e genitori. Cosa è possibile trarre di buono da questa esperienza e come aiutare i ragazzi a non scoraggiarsi? Allora, quello che dicevo, ecco perché io dico educarci per educare. È chiaro che una istituzione educativa dovrebbe rendere più facile il percorso dei ragazzi ai quali si rivolge.
Cioè, anch'io seguendo con i corsi di formazione, seguendo anche in consulenza e in psicoterapia diversi insegnanti, qualche volta anche con diciamo, esperienze riportate dai genitori, però anche insegnanti, e quindi riportavano anche come operatori della scuola le loro esperienze scolastiche, qualche volta anche, ripeto, noi adulti impegnati in attività educative non mostriamo di aver imparato l'arte e di saperla mettere in atto al momento opportuno. Quindi c'erano dei disagi dovuti alla pandemia, ma ci sono stati anche disagi ulteriori che sono dipesi dal fatto che non si è riuscito a creare delle routine. Ecco, anch'io sono d'accordo. Per esempio, non si è capito che la didattica a distanza e la didattica in presenza hanno caratteristiche completamente diverse. Per esempio, forse aveva più senso partire con la didattica in presenza avvertendo i docenti che magari avrebbero potuto prepararsi già dalla fine dell'anno scorso, no? Per una didattica a distanza, e poi si fa didattica in presenza quando la si può rendere continuativa, perché questo continuo cambiamento non permette di far riferimento a quelle routine che abbiamo detto che nei limiti del possibile dovrebbero essere assicurate. Poi volevo dire una cosa, per esempio, rispetto alla scuola. Questo riguarda tutte le attività che oggi vengono chiamate anche impropriamente di smart working. Guardate, ma non è che perché si lavora da casa io posso mettere riunioni la sera, il sabato, la domenica. Questo non ha nessuno. Allora, una istituzione educativa non può non rispettare i valori minimi di rispetto della vita privata delle persone. Così come non è possibile pensare che perché io ho il cellulare, questo lo dico anche ai miei pazienti, non mi si può chiamare di sabato, di domenica e la sera. Perché poi dopo facciamo, questo in ambito cattolico, no? Facciamo le prediche sulla serenità della famiglia. Ho capito, ma io come la difendo la serenità della famiglia se tu ritieni di poter entrare nella mia vita quando ti gira? Uno dice, ma io così, dottore, così mi sono tolto il pensiero. Ho capito, ma non l'hai fatto né a me. Allora, i valori sono importanti e secondo me sono stati completamente disattesi in quest'anno. E una comunità educativa come la scuola, come pure la famiglia, non si può permettere di perdere il riferimento ai valori, perché altrimenti smette di fare educazione, farà solo istruzione, forse. Ma io non credo che l'istruzione passi se non c'è relazione educativa. Perché la motivazione all'apprendimento è qualcosa che necessita di una relazione forte. Cioè, un'istituzione e i suoi operatori devono essere un modello di valori. Quindi su questo sono d'accordo. Cioè, non sempre si sono messi gli operatori nelle condizioni di operare per il meglio affrontando delle difficoltà, certo non dovute dall'istituzione. Però l'istituzione dovrebbe chiedersi cosa posso fare per non accrescere il patimento, per alleviare i patimenti. Sentire la mia paziente che dice è tutta la settimana che vado a dormire alle 2 di notte. Ma non è possibile. Cioè, immaginate in che condizione un insegnante, questa è delle elementari, no? Incontra i bambini se va a dormire alle 2 di notte. Quindi, ecco, la prima cosa, un'agenzia educativa, qualunque questa sia, la chiesa, la famiglia, la scuola, un'associazione formativa, devono fare un lavoro su se stessi di organizzazione, altrimenti creano problemi, non li risolvono. Infatti ci sono due domande che riguardano proprio l'organizzazione dell'agenzia educativa, diciamo, di riferimento di molti ragazzi, che è la scuola. Difatti una chiede... E come è possibile affrontare situazioni che sono forse in realtà già presenti prima della pandemia, nelle quali si vive nelle scuole una specie di prevaricazione delle famiglie sulla scuola, che quindi a volte ha perso il senso della sua vocazione ad essere un'agenzia educativa. Quindi la domanda in questo caso è come improntare questo rapporto ad una proficua cooperazione.
e l'altra riguarda invece proprio la componente dei docenti all'interno del consiglio di classe, perché Roberta chiede appunto come comportarsi quando ci sono visioni educative discordanti all'interno del consiglio di classe. Allora, comincio dalla seconda. Io credo che sia importante, so che per esempio la scuola sta facendo un grosso investimento su tutto l'aspetto che riguarda la tecnologia, no? E l'uso di strumenti di tecnologia. Io credo che, visto anche che la formazione dei docenti non è uniformata rispetto alla dimensione socio-educativa, socio-relazionale. Per esempio ci sono docenti che hanno dei percorsi di carattere umanistico, ma ci sono docenti che provengono da percorsi di natura tecnico-scientifica. Allora è chiaro che la scuola dovrebbe porsi nei suoi investimenti formativi, accanto al discorso tecnologico, di fare un grosso investimento sulla dimensione relazionale, socio-relazionale ed educativa. Perché è chiaro che, e qui in questo caso è importante che venga un esperto, no? Che incontri i docenti di consiglio d'istituto e che tutti possano fare riferimento a dei criteri comuni, perché quel discorso sulla liquidità che dicevo, no, di cui, che viene sottolineato da Bauman, è una liquidità che fa proprio questo. Cioè, io entro in una istituzione, ma la liquidità diventa la pretesa che l'istituzione si adegui ai miei desiderata. Ma l'istituzione è caratterizzata proprio da un insieme di norme. Se l'istituzione si adegua ai desiderata di tutti gli individui che la compongono, quella istituzione si liquefa, non esiste più. Allora ci devono essere dei criteri che poi devono essere difesi, ecco, il patto educativo, no? Ci deve essere un patto sottoscritto, no? E poi tutelato da qualcuno, dagli organi istituzionali, dalla dirigente scolastica, che deve far rispettare dei valori condivisi rispetto ai quali si è fatta una formazione comune. Ma se non si investe sulla formazione comune, credo che sia anche abbastanza inutile meravigliarci che non esiste questa convergenza educativa. Da dove dovrebbe venire fuori questa convergenza educativa? Prima. Seconda cosa, sono d'accordo sul concetto di cooperazione, collaborazione, reciprocità. Io credo che una cosa che dovremmo dimenticare è che non si svaluta mai il partner educativo davanti all'educando. Per cui il genitore non può mai svalutare l'insegnante e l'insegnante non può mai svalutare il genitore, perché altrimenti ci siamo giocati l'educazione. Perché nel momento in cui nasce la discrepanza, ci sono anche ragazzi che seguono la proposta più ideale. Ma la maggior parte dei ragazzi si sceglieranno la strada per loro più comoda, perché hanno ricevuto da noi la famosa opposizione, ma è difficile. Cioè, come se la cosa da fare sia sempre quella facile. Allora, io credo che a seconda dei casi sono i genitori che invadono, diciamo, la competenza scolastica, ma sono stato io stesso spettatore di situazioni in cui c'è il genitore che viene svalutato dall'intervento del docente. Per esempio, il papà e la mamma lo sanno, poi succede, però deve essere una tantum. Se sistematicamente il papà e la mamma si svalutano davanti al figlio, il figlio o scarica uno dei due educatori oppure va ai pazzi. Molti adulti mi dicono, per esempio, io questo discorso l'ho fatto anche tra insegnanti del modulo, no? Per esempio alle elementari, o tra insegnanti del consiglio di classe nelle medie e nelle superiori. E mi ha risposto: dottore, ma è difficile mettersi d'accordo. Ma se è difficile per noi adulti ed educatori metterci d'accordo, immaginate quanto sarà difficile per il ragazzo fare sintesi tra posizioni diverse. È chiaro che la cosa più facile per il docente è rinunciare a fare bagarre in consiglio di classe, è come se il papà e la mamma rinunciassero a discutere dietro le quinte e poi si svalutano davanti al ragazzo al momento dell'intervento educativo. Per esempio, come un insegnante, se dovesse sapere che il papà e la mamma si svalutano reciprocamente riguardo all'importanza dei compiti, direbbe ai genitori: ma certo, se voi non siete d'accordo nell'importanza dello studio davanti al vostro figlio, è chiaro che il vostro figlio poi decadrà
giocano su questo. Ma la stessa cosa accade tra insegnanti. Io questa cosa che ho raccontato, una volta mi capitò di lavorare con un consiglio di classe e si parlava di un ragazzo che metteva le mani sul seno delle sue compagne di classe a livello di seconda, terza media. C'era già un rapporto buono con questo consiglio di classe, c'erano incontrati altre volte, soprattutto c'era un buon rapporto un po' con la dirigenza, no? Quindi ero un abitué in quella scuola. Ma ci fu un docente maschio che disse: vabbè, professore, ma a quell'età abbiamo fatti tutti quanti queste cose. Ho detto: ringraziamo il collega che ci ha detto cosa lui faceva a quell'età, io no, per esempio, no? Però comunque è una cosa che se anche lui a quell'età la faceva, oggi non si può fare, perché i genitori hanno il diritto di mandare i ragazzi a scuola e che non siano accettati certi comportamenti. Allora voi capite che se in un consiglio di classe non ci si mette d'accordo se il ragazzo può o non può mettere le mani sul seno delle ragazze, e di che stiamo parlando? Cioè, come può essere educativa un'istituzione? Diceva: ma noi qua facciamo istruzione. Ma non credo che ci sia nessuna istruzione se non c'è educazione. Perché la motivazione allo studio è qualcosa che ha a che fare. Io, non dovete fare gli insegnanti non devono fare gli psicologi, però devono conoscere i fattori che facilitano l'apprendimento. Ok, grazie. E un'altra domanda viene da Marilena, che chiede: dov'è il confine che separa la responsabilità educativa dei genitori e la capacità dei figli di interiorizzare i valori che permetterebbero loro una vita autonoma? Quindi, in sostanza, i genitori hanno sempre torto? No, i genitori non hanno sempre torto. Il genitore dovrebbe mettersi, avere la capacità di potersi mettere davanti allo specchio dicendo: al di là dei miei limiti ho fatto tutto quello che umanamente mi era possibile. E quindi un genitore che ha la possibilità di dire questo è un genitore che chiaramente non può colpevolizzarsi se il figlio, crescendo, ha preso delle strade diverse, no? Non è sempre colpa dei genitori, anche perché i ragazzi non frequentano solo i genitori. Però l'importante è che ognuno di noi possa dirsi: io ho fatto tutto quello che dipendeva da me. Chiaramente con i limiti, le cadute, che nessuno di noi è perfetto, no? Però ripeto, quando un genitore sistematicamente fa le cose al posto del figlio, è chiaro che lo sta facendo per ottenere dei risultati. E un genitore in buona fede ha il diritto anche di sbagliare, perché il genitore stesso, pensate che il genitore è l'unica funzione educativa che nella nostra comunità sociale non riceve, per cui non è prevista formazione né iniziale né permanente. Però i genitori tutti chiediamo qualcosa. Allora, se la funzione genitoriale è così importante, no? Come spesso viene sottolineato anche dalla scuola, come mai lo Stato non si fa carico della formazione dei genitori? Una volta magari in uno Stato all'80% fatto di cittadini che andavano a messa si poteva credere che c'era la grazia di Stato, no? Che, ecco, ma in una realtà ormai laica, per non dire laicista, allo Spirito Santo non ci possiamo più appellare per la formazione dei genitori. Per cui se sono davvero così cruciali nello sviluppo delle nuove generazioni, dice Gesù Cristo che dove c'è il tuo cuore, lì c'è il tuo tesoro. Non mi sembra che gli investimenti della comunità sociale indicano che abbiamo a cuore la formazione dei genitori. E quindi i genitori non devono sentirsi in colpa, perché fanno il meglio che possono. Certo, che se a un genitore gli si spiega che certe cose che fa possono avere degli effetti deleteri e il genitore continua a farlo, a quel punto non è che lui ha responsabilità, lui si sta assumendo una responsabilità. E sto scherzando, in terapia un genitore dice: dottore, ma lei mi assicura che se io faccio uscire mio figlio la sera non gli succederà nulla? E io dico: guardi, io questa cosa non gliela posso assicurare, ma le posso assicurare cosa succederà a suo figlio se non lo farà mai uscire la sera. Allora, se il genitore, nonostante
un dialogo con un esperto ribadisce il suo comportamento iperprotettivo, quello è un genitore che non è che è colpevole, ma si è assunto una responsabilità della quale dovrà rispondere innanzitutto a se stesso. Cioè io mi arrogo il diritto di continuare a educare mio figlio secondo quello che mi dice la mia testa, anche a fronte del fatto che un esperto mi ha detto che mediamente quella cosa non funziona. È chiaro che l'esperto non potrà mai dire non farlo, però l'esperto può dire guarda che mediamente questa cosa non dà buoni frutti. Allora il genitore dovrebbe avere una motivazione seria per fare ciò che mediamente non dà buoni frutti. Quello è un genitore, ma ripeto, non uso il termine colpevole, è un genitore che si assume la responsabilità. Oppure okay. Per esempio la prima cosa che chiedo ai genitori è dire mio figlio mi mette le mani addosso. Io la prima cosa che chiedo al genitore, no? In maniera, dico ma per caso quando suo figlio, sua figlia era più piccola, spesso siete ricorsi alle botte? Eh sì, quando era più piccolo perché quello capiva solo le botte. È un modello. Finché si incudina, stat, e quando si mazza, vatto. Quando sei incudine, le prendi, quando diventi martello, diventi più grande, le dai, come hanno fatto i tuoi genitori con te. Ecco, noi poi parliamo, vedete, adesso dico una cosa forte, no? Noi siamo una società che giustamente, si scandalizza quando un uomo mette le mani addosso a una donna. Perché? Perché non ci scandalizziamo allo stesso modo se un uomo picchia un uomo? Cos'è che ci crea più scandalo nel sapere o nel vedere un uomo che picchia una donna? Perché abbiamo un soggetto mediamente, fisicamente più forte che picchia un soggetto fisicamente meno forte. Questo è lo scandalo forte, no? Perfetto. Se questo è il criterio che ci scandalizza, perché non ci scandalizziamo nel pensare che gli adulti picchiano i bambini? Perché siamo una società adultista. Dice, ma quello lo deve educare. E allora pure il marito dice, no, quello mia moglie ha sbagliato, lo dovevo educare. Non è accettabile. Non è un metodo educativo accettabile la violenza fisica, nemmeno quella verbale. Però vedete com'è strano, no? Anche la nostra comunità civile. Allora se il criterio è che il debole non lo si sfiora neppure con un dito, questo deve essere vero per tutte le categorie deboli. Soprattutto per quelle più deboli. Perché se una donna non può difendersi con un uomo, un bambino di 6 anni che cosa si difende? E guardate che quando, questo in un seminario proprio fatto a Loppiano, no? Un collega tedesco disse che le statistiche delle botte date ai figli vedono autori nella stessa percentuale il papà e la mamma. Quindi nella violenza sui bambini non c'è differenza di genere. Perché questo fenomeno non scandalizza? Scusate se alzo la voce, ma non sono arrabbiato, mi infervoro perché è come sottolineare con l'evidenziatore, no? Se fossi arrabbiato non riuscirei a cambiare, adesso a sorridere mentre sto parlando. Grazie, Mimmo. Le ultime due domande proprio per concludere, in certo senso sono simili perché una chiede questo, è sembrato che l'esperienza della pandemia abbia reso migliore chi già era sulla strada di un ideale positivo di vita da seguire oppure sulla strada di una crescita personale e spirituale, mentre all'opposto ha reso la vita più difficile per chi non era in queste stesse condizioni di vantaggio. Quindi la domanda è cosa ne pensa in merito? E l'altra domanda... Hai tolto? Sì, ecco, sì. Dicevo, l'altra domanda riguardava invece proprio l'arte dell'incoraggiamento. Quindi come arrivare al cuore dei ragazzi fragili, e in effetti mi permetto di aggiungere una fragilità che
che è chiaramente esplosa soprattutto in questo periodo, soprattutto per ragazzi in età evolutiva che sono stati privati, no, anche di una realtà essenziale per loro, che è quella della relazione con i coetanei. Quindi come fare per aiutare, per incoraggiare soprattutto questi ragazzi? Allora, seconda domanda di difficile risposta. La prima domanda, allora, non c'è nessun evento che ci rende migliori o peggiori. Due slogan ho sentito in televisione che mi facevano ribollire il sangue. Il primo, andrà tutto bene, con gente che aveva già perso i propri cari, con le feste sui balconi, con gli striscioni e magari quello di fronte che aveva perso il padre, la madre, il nonno, la nonna. Veramente grande segno di umanità e di civiltà, veramente, devo dire. Andrà tutto bene, con decine di migliaia di morti che si contavano. E l'altra cosa che veramente non si poteva sentire, i mass media, questa pandemia ci renderà migliori. Allora, la mia visione antropologica, la mia visione di uomo, non è l'evento che ci rende migliori, perché altrimenti noi saremmo passivi. Ci sarebbe qualcosa fuori di noi, no, che ci rende migliori. Invece è corretto quello che è stata la constatazione della persona che ha fatto la domanda. Se io tutte le domeniche vado a scalare una montagna, prima di 1500 metri, poi di 1700, poi di 2000, poi di 2005, poi di 3000, quando arrivo al Monte Bianco, 4810, io stabilisco il mio record personale. Ma se io non sono mai andato, sempre camminato in piano, anzi preferendo addirittura le discese, possibilmente con le rotelle, e mi portano ai piedi del Monte Bianco, io guardo quello vicino a me e gli dico: ma tu hai bevuto stamattina? Chiaro il concetto? Non è che trovarmi davanti al Monte Bianco me lo fa scalare. Io scalo il Monte Bianco e stabilisco il mio personale se io ogni domenica ho l'abitudine di andare a scalare monti. Quindi se la pandemia è il Monte Bianco, ma fino a ieri tu sei sempre fuggito da qualsiasi situazione, ma tu non lo stabilisci il tuo record personale, perché diventa quella scala a pioni larghi che abbiamo visto in quel disegno. Io nemmeno prendo la rincorsa per saltare. È chiaro il problema dell'educazione qual è stato? Il problema dell'educazione è che è chiaro che chi ha scelto un'educazione evitante, un'educazione facile, io ai miei studenti dico: guardate che noi dobbiamo integrare la fatica e la sofferenza nella vita, perché ci sono sofferenze che sono ineliminabili. È inutile che giochiamo sul piacere ad ogni costo, perché non si va da nessuna parte. Allora, la pandemia l'hanno scalata quelli che si sono nella loro vita abituati, no, a abituarsi ad accettare, no, come opportunità di crescita le sofferenze ineliminabili, ma che hanno integrato nella loro vita le sofferenze educative, le sofferenze legate alla crescita. Ecco, il bambino viziato chi è? È quel bambino a cui qualcuno sta spazzolando tutte le difficoltà davanti ai piedi. Ma quando quel bambino si troverà davanti al Monte Bianco, non lo scalerà il Monte Bianco. E forse nemmeno la collina vicino casa. Dipende da quante difficoltà gli stiamo. Tipo, se un bambino, no, può dire: oggi voglio uscire con gli amici, non voglio studiare. Anche perché a volte non possiamo obbligarlo a studiare se non vuole studiare, no? Però non gli faccio la giustifica per il giorno dopo e non lo faccio interrogare. Cioè, gli faccio sperimentare le conseguenze naturali del suo comportamento. Questo è educativo. Educarlo che nella vita io sono libero di scegliere, ma le mie scelte hanno delle conseguenze. Invece, spesso, che cosa permettiamo di vivere ai ragazzi? Di sperimentare che le loro scelte non hanno le conseguenze. Ma guardate che questo è vero solo a casa con mamma e papà. Fuori casa ti fanno il foglio di via. Ecco perché i ragazzi si chiudono nel virtuale e non escono più. Perché ti aspetterebbero un comportamento dagli altri che è quello di mamma e papà che mi danno il bacio in fronte. Allora i genitori devono, ecco, pensare al dopo. Mio figlio non vivrà per tutta la vita in casa con me, con mamma, con me, mia moglie, con me, mio marito. E io devo educarlo ad affrontare la vita che troverà fuori casa.
E fuori gli fanno il foglio, gli amici, i coetanei, gli fanno il foglio di via se lui pretende di avere sempre ragione. L'altra domanda, l'arte dell'incoraggiamento. Guardate, io avevo un mio professore a cui io, veramente, che mi ha dato molto, che era uno psicoterapeuta ma che lavorava molto in educazione, un salesiano, che si chiamava Herbert Franta, ha scritto un libro insieme ad Anna Rita Colasanti che si chiama proprio L'arte dell'incoraggiamento. Allora, l'incoraggiamento è un'arte. Non è qualcosa, è una domanda difficile questa, no? Però se posso suggerire un primo passo, avere sempre fiducia nell'umano che c'è nell'altro. Perché se io educatore perdo la fiducia nell'umano che c'è nell'altro, probabilmente, anche senza rendermene conto, io trasferirò sfiducia nella sua capacità di farcela. E qui un esempio, adesso non ricordo dove l'ho letto, non è mio, dice: ma se voi trovate una pepita d'oro a terra sporca di fango, che fate? La lasciate a terra perché è sporca di fango? La portate a casa e la lavate, no? Ecco, ogni umano che incontriamo, ogni essere umano che incontriamo, non ha importanza quanto sia sporco di fango. Non dovremmo mai smettere di far passare il messaggio che l'altro è una pepita d'oro e dobbiamo trattarlo come una pepita d'oro. E dobbiamo fargli sentire che è una pepita d'oro. Non trattarlo come se fosse un ammasso di fango. A volte noi preferiamo pensare che... Perché a volte preferiamo convincerci che sia un ammasso di fango? Perché proteggiamo la nostra autostima. Perché non riusciamo a convivere con la possibilità, sempre presente, del fallimento educativo. Guardate, se non siamo in grado di reggere il fallimento educativo, cambiamo mestiere. Non si può lavorare con le persone e non accettare che c'è la possibilità del fallimento. Vedete, anche se c'è tra di voi qualche non credente, mi scusi, io sono un cattolico praticante, a volte faccio riferimento anche al mio contesto di fede. Dio ha accettato il fallimento. Ha creato l'uomo con libero arbitrio e l'uomo può dire di no a Dio. Gesù Cristo ha accettato il fallimento. Tutti i grandi santi, grandi uomini hanno accettato il fallimento. Perché non è un risultato tecnologico la crescita dell'altro. Noi possiamo inventarci, creare continuamente opportunità di crescita, ecco l'incoraggiamento, accettando che possono non funzionare. E io mi dirò, proverò a inventarmi qualcos'altro. E quando mi dico proverò a inventarmi qualcos'altro, non lo faccio, come dire, svilendomi, attaccandomi. Certo che mi farebbe piacere riuscire al primo colpo, ma non smetterò mai di pensare ad un colpo ulteriore. Se lo credo io, forse questa fiducia nel suo cambiamento riuscirò a trasferirla anche nell'altro. Nel momento in cui io depongo le armi e dico non c'è più niente da fare, ho smesso di fare incoraggiamento. Va bene, avete dato anche fin troppo, per cui credo che vi meritate anche di riposare e di non ascoltare più la mia voce. Intanto grazie, professor Bellantoni, perché questo pomeriggio ci ha incoraggiato, oserei dire, a tutti, penso, di ripartire, di ricominciare, ecco, forse questa è la parola chiave, no? Per non farlo da soli, farlo insieme, almeno quelli che in questo pomeriggio si sono dilettati ad ascoltarla. E quindi la ringraziamo di cuore, io ringrazio anche tutti coloro che oggi sono qui con noi. E grazie. Anche io saluto tutti, veramente vi ringrazio di cuore, perché capisco anche quanto è importante dare ad incontri come questi il vostro tempo, che forse è più importante anche dello stesso denaro. Non il tempo, sì, il mio grazie. Grazie. Grazie a lei, grazie a lei, grazie a lei. Grazie, buon pomeriggio. Grazie, buona serata a tutti. Alla prossima, grazie. Grazie di cuore. Buona continuazione di serata di sabato. Altrettanto, grazie di cuore davvero. Vittoria gialla fino alle 11. È stato molto bello. Con prudenza. Con prudenza. Con prudenza. Ma senza paura. Sin prisa, sin pausa. Con prudenza, piano piano. A Napoli si dice
c'è un detto in napoletano, poi lo traduco. Dicetto papes vicina a noce. A novembre che dispertoso. Bellissimo. Bello, bello. Piano piano la noce, al gusto della noce, pure ci faccio il buco. È stato un piacere, è stato un piacere ascoltarla. Grazie mio. Grazie a voi, veramente dà fiducia a vedere tante persone che passano il pomeriggio del sabato a dedicarsi a questi temi. Grazie. Di maggio e non di novembre. Di maggio e non di novembre. Siete incoraggianti. Siete incoraggianti. Penso che lo diffonderemo questo video, perché certo, veramente, ecco, tanti, si capisce, oggi non potevano essere presenti e in un primo momento mi ha così colpito, ma sicuramente riceverà molte visioni, insomma, lo streaming, perché veramente è stato molto molto bello, molto interessante, molto utile. Bene, grazie veramente a voi, arrivederci. Grazie, ci salutiamo, a un prossimo momento. Così potete parlare male del relatore, vado via, così potete parlare male di me. No, grazie, grazie di cuore. No, no. Bello, 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 grazie ancora.